Allora Massimo, prima questione riguarda gli anni della formazione, che è una formazione bipolare, cioè parte con gli studi fiorentini, la frequentazione presso la Facoltà di Architettura di Firenze e poi si sposta con la laurea a Milano. Milano, centro del design, Firenze però anche lo è stato per alcuni anni, luogo di sperimentazione, qualcosa sulla formazione, cioè in che modo queste due esperienze poi hanno avuto un valore per il futuro. Ma io ricordo all'epoca, perché siamo a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80, no? Firenze aveva questa aurea così di facoltà di ricerca avanzata, no? Per cui c'era, cioè, anche tutta la parte movimentista, forse anche politica, no? Che ancora era in un momento di grande attivismo, no? Quindi c'era, se vuoi, il concetto del luogo dove si fa una progettazione di tipo controistituzionale, no? Quindi era un aspetto interessante all'epoca, no? Perché comunque il ruolo dell'architetto doveva essere quello di anche propositore di elementi anche socialmente interessanti, no? Mentre il ruolo contemporaneo è forse un po' cambiato, no? Ecco, Milano in questo senso invece rappresentava un aspetto che poi si è rivelato forse più avanzato o più concreto, in cui appunto l'architettura e soprattutto il design era legato anche al sistema produttivo, no? Mentre Firenze c'era la famosa teorizzazione, no? E allora, ecco, era un aspetto che sì, diciamo che il mio spostamento su Milano è stato forse dovuto un po' a questa mia idea, questo mio carattere anche così di verifica delle cose più concrete, quindi cercare di capire dove effettivamente e come si facevano le cose. Quindi Milano non tanto come Ateneo, ma Come come luogo. sistema, come luogo, e poi insomma il design Quindi boledismo è è a più Milano. figlio dell'architettura radicale? No, è più figlio probabilmente di Memphis che dell'architettura radicale. No, ma vedi che però in bolidismo ci sono tutti e due gli aspetti, perché c'è questa volontà propositiva anche con un progetto parzialmente sociale, e dall'altra parte c'è anche invece la milanesità, se vuoi, anche un po' il glamour che poi Memphis ha in qualche modo concretizzato, no? A livello di proposta, no? Però ecco, se tu pensi, quasi tutti i componenti di quello che è stato il gruppo, diciamo, attorno a Memphis avevano origine fiorentina, perché Beh, certo. anche Zanini, Thun, Aldo, non mi ricordo, Cibis, non mi ricordo dove si sia laureato, A però De insomma, Lucchi, per esempio. De Lucchi, ecco, quindi c'è una sorta di migrazione, perché evidentemente questo assetto mentale, no, di ricerca ce l'hai se non ti viene inculcato subito il momento della concretezza, no? Senti, molti designer poi finiscono tardivamente a fare le architetture, cioè iniziano a fare un grande lavoro Sì, sull'oggetto e certo. poi, come dire, c'è questo desiderio di ingrandire l'oggetto fino ad arrivare come dire, a contemplare lo spazio, a usarlo, fino ad arrivare all'architettura, ma è così per molti è capitato. In realtà devo dire che sì, è vero che tu hai fatto moltissimi oggetti, hai lavorato con tante aziende, però in realtà il lavoro e la ricerca sullo spazio interno è iniziata quasi subito, insomma. Ecco, che relazione c'è, se c'è una continuità o se tu senti che c'è un salto di scala in questi due modi di progettare. Ma da un punto di vista pratico c'è senz'altro un salto di scala, poi lo sai anche tu. Da un punto di vista della costruzione mentale, probabilmente no. Ecco, nel senso che poi io vedo il design quasi come un elemento strategico per fare l'architettura, nel senso che, adesso detta banalmente, però poi se vuoi un concetto possiamo anche allargare, però tu parti da un componente e poi costruisci un involucro, costruisci un sistema in base alle relazioni che stanno dentro questo involucro, costruisci poi una struttura, un'edilizia,
che chiamasi architettura, no? Quindi ci si ferma prima nell'oggetto, ecco, ci si ferma prima. Però io credo che dobbiamo fare un altro discorso, perché c'è questo fenomeno che tu dici, cioè del designer che diventa architetto, è un fenomeno italiano, esclusivamente italiano. Tu non troverai mai in un paese anglosassone un professionista, diciamo, di livello, che comincia a fare designer per un po' e dopo si Con l'eccezione di evolve. Stark, se vuoi, no? A un certo punto. Così, io non vorrei parlare di Stark, però ok, In diciamo, generale. prendiamola sullo generale, ahimè, a parte qualche eccezione, ma perché noi comunque viviamo questo retaggio post-rinascimentale, appunto, con quest'idea, con questa parola di cui ci riempiamo tutti la bocca, no? Che è la creatività, no? Allora noi viviamo questo concetto di definizione di un sistema edilizio, chiamasi architettura, come un atto creativo. Allora, finché questo rimane un atto creativo, è evidente che l'atto creativo tu lo applichi sia al sistema produttivo che al sistema architettonico. È una specializzazione che però mondialmente è diventata una specializzazione. Proviamo a citare qualche lavoro importante che tu ami particolarmente, qualche cliente, qualche occasione di progetto di architettura e design sulla quale, come dire, c'è un'applicazione Ti o una rispondo come gli dedizione o un tuo attori, ti ricordo. rispondo come gli attori, lavori futuri, no? Lavori. Sì, anche perché no. No, diciamo che io vedo, per quello che è stato così il mio progress, anche di formazione, che si citava prima, e poi dai primi lavori legati alle aziende, del design. Cioè, io vedo uno sviluppo in me, questa maggior capacità di gestire il progetto, che si applica bene alle situazioni appunto legate all'ambiente, no? L'ambiente, cosa intendo? Intendo degli spazi che abbiano un certo coefficiente di linguaggio, quindi non so, un aeroporto, una stazione di metropolitana, uno spazio comunque legato a un concetto di pubblico, più che ha un'idea, non so, di abitazione privata, e lì mi vedo ben applicato, capisco che mi è semplice esprimermi e nello stesso tempo anche, insomma, trovare nei limiti delle mie capacità, insomma, delle soluzioni, appunto anche tipo funzionale, architettonico. Ecco, quindi sono questi un po' gli elementi che io mi vedo in futuro. Ho scoperto anche in questi progetti, nei progetti fatti, diciamo, di macro interni, per cui vere e proprie architetture, comincio veramente a farne adesso, perché di fatto anche questa stazione che abbiamo fatto da Hannover, che potrebbe essere il lavoro più importante in termini quantitativi, non è una vera e propria architettura perché è un buco. Quindi ecco. Capisco che lavorando nell'architettura io parto dall'interno, cioè ho un approccio un po' rovesciato, no? E quindi, ecco, però questo partire dall'interno è un fattore, credo, anche importante perché parto dal come devono stare le persone dentro, no? Allora, anche questo trasferire poi all'esterno, no? Questa funzionalità poi mi ha dato il là per un linguaggio, perché io vedo l'architettura come un luogo di flussi, e quindi è evidente che l'involucro esterno non deve essere un qualche cosa che non comunica questi flussi, no? Quindi l'anestetizzazione dell'involucro architettonico non fa parte di quello che io ritengo debba essere il mio linguaggio. Senti, per citare un lavoro che mi viene in mente, il lavoro che tu hai fatto per Ferrari, cioè l'idea di costruire una immagine per un marchio così forte, così conosciuto nel mondo, così determinato, beh, lì forse qualche questione sarà venuta, qualche problema sarà nato. Ecco, questo è anche abbastanza interessante perché non capita a molti architetti, no? Di lavorare per marchi così forti, così formati. Ecco, in quel caso quali sono state le questioni che hanno interessato il progetto?
Ma però ecco, la risposta è un po' quella che ti davo prima, cioè c'è evidentemente una convergenza di segni e di linguaggi, perché io, tu sai, ho T'hanno cercato creato prima. questo, abbiamo, anzi abbiamo creato questo movimento strategico così di comunicazione negli anni Ottanta, questo bolidismo, sai, Ferrari, bolidismo, è anche facile metterli insieme. Ecco, di fatto poi è evidente che non è così banale il discorso, quindi capisco la domanda. Non ho avuto particolari difficoltà, proprio perché c'era una certa convergenza. È evidente che certi fattori di qualificazione del prodotto, inteso come vettura, così, devono fanno sì che l'intervento architettonico sia centrato più su un incremento, se vuoi, della visibilità del prodotto stesso che sulla visibilità dell'involucro. Però io credo che questo sia un po' anche il ruolo che deve avere, insomma, l'architetto, no? Cioè non solamente così, quello di protagonista assoluto, no? Della situazione, ma è chiaro che se tu ti confronti con un protagonista devi avere anche la capacità di dialogare e quindi di... Sì, è stato più facile avendo comunque un linguaggio attinente, ecco, un linguaggio è una modalità attinente. Senti, Ecco, architettura. la stessa cosa, però se mi fai fare il distinguo, perché se tu pensi all'azienda Ferrari in termini generali vale questo discorso, ma se pensi per esempio agli spazi commerciali, che adesso c'è questa bella operazione appunto di spazi commerciali dove viene venduto un prodotto che non è la vettura, ma è un altro, ecco che allora invece lì ha molto senso trasferire l'immagine così di questa leggenda attraverso un segno e una display di tipo architettonico. È chiaro che a quel punto devi essere molto in sintonia, perché altrimenti Certo. rischi di non Quindi il interpretare in tuo maniera lavoro giusta. era legato agli spazi commerciali dove si vendeva il merchandising Esatto, Ferrari ecco, perché tu sostanzialmente. hai fondamentalmente il merchandising in cui non è il prodotto il protagonista, ma è la marca, se vogliamo, quindi il mondo Ferrari. E allora lì c'è un racconto che tu devi fare tramite l'architettura, la grafica, l'architettura, la giusta posizione delle cromie, mentre quando tu racconti il prodotto, cioè fai vedere il prodotto si racconta da solo, quindi è difficile, cioè lì devi fare un'operazione di tipo tecnico di qualificazione del prodotto stesso, quindi fare le luci corrette, avere un supporto neutro, cioè, quindi è un lavoro un po' diverso, ecco. Senti, abbiamo parlato della forma dell'architettura, adesso parliamo della materia, cioè degli elementi costruttivi, perché gioco forza un'architettura che non lavora secondo il sistema del Trilite, per cui gli angoli sono retti, le linee sono, come dire, piè diritto architrave, è chiaro che incontra tutti dei problemi costruttivi diversi. Allora mi viene anche da chiedere con quali materiali lavori, con che materiali, certamente sarà più difficile lavorare secondo il tuo linguaggio, plasmando un muro di mattoni piuttosto che un altro mattone. Quindi mi chiedo se in realtà questo implica l'uso di materiali e tecnologie particolari, non so, questo. Ma io credo che il discorso tecnologico sui materiali non passi attraverso i materiali ormai, cioè passa più attraverso le modalità di progettazione, no? Perché tu sai, il dibattito adesso è una progettazione assistita o meno, ecco, cioè il dibattito, le tematiche sono quelle, no? Allora è chiaro che se tu hai una progettazione assistita, vedi Gehry e C, sprechi quella modalità di progettazione se non enfatizzi il discorso linguistico, il lessico, il linguaggio dell'architettura. Se invece tu lavori in termini squisitamente tecnici, probabilmente non hai neanche bisogno di una certa modalità di progettazione, quindi forse non devi neanche lavorare con i computers, e allora...
hai delle soluzioni che possono essere di tipo diverso. Io trovo che il modo di progettare di oggi ti consenta di andare oltre a quelli che sono stati i limiti compositivi dell'architettura fino a qualche anno fa. No? Tu vedi che adesso, insomma, negli Stati Uniti, per esempio, cioè abbiamo avuto questo convegno, no? Questo Ani Rashid, che tu conoscerai, sì, no? Sì. Questa estetica del blob, che adesso poi loro sono due fratelli, uno l'ha messa su un piano del gioco, l'altro invece la sta sviluppando seriamente. E non è un caso che questa area qui si stia sviluppando negli Stati Uniti, perché loro hanno comunque una dimestichezza con questi nuovi mezzi di progettazione che noi forse abbiamo fino a un certo punto. Sono ancora sul piano della teoria, ma io credo che da lì verrà fuori qualcosa di interessante. Qui si può fare però un paragone con l'Italia. In realtà, quando voi avete iniziato con il gruppo dei bollettisti a lavorare sulle forme che in realtà non erano stereometriche, ma direi sinuose e curvine, in realtà non lavoravate con il computer, ma a mano, forse attraverso il linguaggio della matita, del pennello, sì, del fumetto. Però, quindi questo è anche abbastanza interessante. Certo, cioè, loro ci sono arrivati. Però avevamo la coscienza di queste cose, cioè, nonostante è vero, sì, c'è più così un percorso, se vuoi, di cultura pop appoggiata all'architettura, ma c'era la coscienza di questo concetto della liberazione della forma, no? che si libera se tu sei in grado di gestire, perché più la forma è plasmata, plasmabile, sempre in relazione a ciò che poi può essere la funzione interna, ma e più è difficile da gestire, no? Perché tu sai bene, guardi i capannoni no, in autostrada, è chiaro che sono dei scatoloni, perché si fa prima a farli così. No? Senti, ma si fa prima ed è giusto ed è lecito farli così. Adesso che i bollettisti sono diventati tanti, tu citavi alcune esperienze americane, nel senso, voglio dire, adesso che la fluidità è entrata nell'architettura, nella composizione, penso alla trasmigrazione di Zaddi dal decostruttivismo alla fluidità, ma di tanti altri, tu non hai mai avuto il desiderio di scappare? Io scappo sempre, quindi non... No, da un punto di vista... Adesso così... che lo fanno tutti, io me ne vado. No? Ma no, perché penso che personalmente non sia un percorso compiuto per me. Cioè, io... credo, spero di avere ancora molto spazio davanti, quindi no, io trovo che quell'intuizione lì fosse un'intuizione veramente giusta, che capiva già, insomma, poi insomma, tutte le persone che c'erano dentro, poi tu le conosci, sono persone che poi in questo momento stanno facendo cose importanti, quindi c'era questa intuizione. E quindi trovo interessante, trovo giusto svilupparla. Poi è chiaro che, sai, siccome poi siamo dentro il sistema dei media, quello che ci arriva prima poi prende i frutti della cosa. Però al di là di questo, io penso che se tu comunque hai scoperto una strada che ha delle ragioni strutturali... Beh, la strada continua. Certo. È chiaro che insomma, devi proseguirla, non è che sì, perché lo fanno gli altri... Vabbè.